Benvenuti e ben ritrovati dopo la pausa estiva e iniziamo, come sempre, come ogni anno, questo nuovo percorso di Dritto al Cuore che, se il Signore ci darà vita, forza e opportunità, vivremo insieme anche in questi ultimi mesi del 2022 e poi fino a giugno del 2023. Abbiamo voluto iniziare questa puntata, o meglio, queste puntate con cui solitamente coincide anche l'inizio della novena in preparazione alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina, che è il prossimo 23 settembre, dicevo, lo abbiamo voluto iniziare in un chiostro. Perché? Perché il chiostro è un simbolo che racchiude, se non uno dei simboli fondamentali insieme all'altare, insieme al confessionale, che racchiude tutta la vita e tutto il ministero di Padre Pio. Il chiostro richiama di per sé la vita di consacrazione radicale e il chiostro ci richiama anche la necessità che l'uomo, ogni persona, ogni donna, ogni uomo deve avere una necessità di relazione con Dio. Perché se non c'è questa relazione, qualsiasi vocazione non solo non viene vissuta bene, ma non porta frutti. E quest'anno voglio dedicare alcune riflessioni, riprendere, perché già diversi anni fa abbiamo trattato questo tema che tra poco vi dirò, voglio riprendere alcune riflessioni sul ministero sacerdotale di Padre Pio e poi estendere, o meglio, applicare l'esperienza del ministero, dell'essere sacerdote di Padre Pio ai sacerdoti di oggi, ai preti di oggi, ai sacerdoti religiosi, appunto, come Padre Pio. E lo voglio fare prendendo spunto e lasciandomi prendere per mano da un'ultima pubblicazione che abbiamo curato proprio noi come edizioni Padre Pio da Pietrelcina, un libro che si chiama Lettera ai sacerdoti e che è stato scritto a quattro mani da Fra Emiliano Antenucci, un frate minore cappuccino noto ai nostri telespettatori, ma anche ai telespettatori di altre televisioni, e Stefano Campanella, quindi un religioso, un sacerdote e un laico impegnato, un papà di famiglia impegnato come Stefano Campanella, che non ha affatto bisogno di presentazione. Quindi il nostro compagno di viaggio sarà la figura, il ministero e la vita sacerdotale di Padre Pio da Pietrelcina, con cui abbiamo iniziato oggi questo primo giorno della novena. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao!